Benvenuti a questa occasione di dialogo intorno allo spettacolo Servo di Scena, che è andato ieri sera in scena al Teatro Carignano e resterà fino al 27 novembre. Con noi c'è tutta la compagnia, quindi oltre a Geppi Gleieses, Maurizio Micheli, Lucia Poli, Dacia D'Acunto, Teo Guarini, Roberta Lucca e Antonio Sarasso. Ricordiamo inoltre la regia di Guglielmo Ferro e la dedica dello spettacolo al padre di Guglielmo Ferro, Turi Ferro. Lo spettacolo viene ospite a Torino, è una coproduzione della compagnia diretta da Geppi Gleieses, GDS Artisti Riuniti, e il De Teatro Stabile di Catania, cui Ferro, padre, era ben legato. Dunque, nei tempi che ci tocca purtroppo vivere, la prospettiva di parlare di teatro in un clima bellico, ahimè, non suona più così remota come avremmo voluto. Tuttavia, si avverte il bisogno di continuare a pensare all'essere umano, perché anche in un momento così difficile le esistenze umane continuano a esistere, si affaticano. Nel caso di un gruppo di attori si affaticano sulla scena e dietro la scena, nella preparazione dello spettacolo. Il testo, un capolavoro, ambienta in una fredda Inghilterra di provincia, in una località non precisata, la vicenda appunto di un gruppo di attori alle prese con recite che si susseguono, in particolare shakespeariane. Noi lo vediamo da Torino nel 2022 e appunto i fatti di un inverno del 42 inglese potrebbero anche non sembrarci così remoti, anche solo se pensiamo a cosa capitava nel novembre del 42 a Torino: la distruzione di un teatro, il Teatro di Torino in via Verdi 29, un teatro bellissimo al quale purtroppo gli eventi, i bombardamenti, hanno impedito di avere una prosecuzione. E poi ancora a Torino potremmo ricordare altri teatri: il Teatro Balbo, il Teatro Chiarella, la Biblioteca Civica, i luoghi della cultura, come tutti i luoghi in situazioni così catastrofiche subiscono, sono esposti a fatti orrendi. Eppure, all'interno di questi luoghi dove ci si salva, prosegue un'attività e, pur ascoltando durante lo spettacolo il sinistro rumore di bombardamenti che durante lo spettacolo si ode, si assiste a una vicenda che è quanto mai commovente, a tratti allegra, a tratti drammatica, che è appunto la preparazione di un gruppo di attori allo spettacolo. In questo la maestria, la superbia degli attori della compagnia qui rappresentati fa tutto il lavoro e tutto il piacere del gioco di assistere ancora una volta alla estrema difficoltà del fare un teatro apparentemente semplice. Allora, mi piacerebbe lasciare la parola intanto a Geppi Gleieses, chiedendogli qual è stato il suo approccio a questo lavoro, come la genesi, come è nata anche l'idea di questo spettacolo e quale sentimento particolare prova nei suoi confronti in questo particolare momento. Innanzitutto buonasera e grazie professore che ci ha introdotto, soprattutto amico di mio figlio, quindi mi è ancora più caro, mio figlio è un bravo attore e è un ottimo figlio. Più importante. Si è detto che ieri sera, ha detto il professore che ieri sera ha debuttato.
deputato, in genere si dice deputato con successo, deputato con straordinario successo. Molto successo. Per la cronaca abbiamo avuto 6 minuti di applausi cronometrati, e che non sono pochi. E non solo perché, come dice Maurizio, io sono il maestro degli applausi, perché... ma soprattutto perché lo spettacolo è piaciuto tanto, fortunatamente. È un capolavoro scritto da Ronald Hartwood, questo l'ha già spiegato, che è uno dei grandi autori inglesi. Tante volte uno si chiede, ma perché non si mettono in scena gli autori contemporanei italiani? Perché non abbiamo gli autori che abbiamo in Inghilterra. In Inghilterra, pensate che insieme lavoravano, fino a pochi anni fa, Ronald Hartwood è morto l'anno scorso, ma Ronald Hartwood, Peter Shaffer, Harold Pinter, Michael Frayn, insomma, veramente il meglio del teatro mondiale. Purtroppo noi ci abbiamo meno carne al fuoco. Ma venendo allo spettacolo, che nasce come omaggio a Turiferro, nel centenario della nascita, Turiferro che è il figlio di Resse, il padre, Guglielmo, che ha diretto questo spettacolo, di Resse il padre nel 92, il padre interpretava lo stesso ruolo di Serona che interpreto io oggi. È un attore un po' al termine della sua carriera, io ho ancora una trentina d'anni davanti, però il teatro è bello perché si interpreta, se no non ci sarebbe sfizio, non ci sarebbe divertimento. Ed è una storia molto affascinante. I parallelismi con il momento che stiamo attraversando sono fin troppo semplici, nel senso che noi abbiamo attraversato una prima guerra coviviale, la definirei io, che è durata qualche anno e non è ancora finita purtroppo del tutto, e poi questa guerra terribile che abbiamo visto ieri, che sta passando anche i confini dell'Ucraina purtroppo. È già assurdo che ci sia in Ucraina, ma addirittura sta passando i confini ed è arrivata in Polonia in qualche modo, ed è in ogni caso alle nostre porte, scatenata da un folle, come un folle Hitler e i suoi compagni. Ma quello che si può constatare è che allora, nonostante le bombe, in un teatro di provincia, dove questa compagnia diretta da un grande attore, però la compagnia composta da, come si dice nella battuta, vecchi storpi e checche, perché gli altri sono alla guerra, e comunque fa il suo dovere, anche se è suonata la sirena, l'allarme di bombardamenti. Siamo nel 43 in pieni bombardamenti sull'Inghilterra, e il pubblico viene invitato dal servo di scena, e cioè Maurizio Micheli in questo caso, ha detto se avete voglia di rimanerci, e poi se vorrete di rimanere, restate pure, se no gli altri sono fregati, e nessuno si muove, cioè il pubblico resta lì e gli attori prestano, fanno il loro dovere sotto le bombe, e le bombe non dico che le ignorano, ma è come se fosse comunque un evento collaterale, perché il miracolo si tiene ogni sera in scena, qualunque cosa accada. Io sono nato facendo questo mestiere, ho 68 anni, lo faccio da quando ne avevo 17, da semiprofessionista, poi da professionista da 22 anni, quindi sono 46 anni. E naturalmente ho a mio fianco due mostri sacri come Lucia Poli e come Maurizio Micheli, che fanno anche da più anni di me, e io una bellissima compagnia di giovani e un meno giovane che è Antonio Sarasso, che è torinese, che per la prima volta, bravissimo attore, che per la prima volta recita al Carignano, quindi è un momento di grande spolvero, di grande gioia, e quest'anno sarà due volte a Torino, così annunciamo anche la mia regia di Così Essere, mi pare che sarà al Gioiello a marzo, sì. Con Milena Vukotic e Pino Mico.
E quindi questa è la particolarità di questa pièce, questa scritta da uno che aveva fatto il servo di scena, che è una figura che non esiste in Italia, e che è la figura del vestiarista, se vogliamo dire. Il titolo originale è The Dresser, quindi colui che si occupa del primo attore, del grande attore, lo veste, lo coccola, gli dà il tè, lo massaggia se è il caso, lo invita a truccarsi, lo guida piano piano fino all'andata in scena. E c'è questo rapporto simbiotico tra i due che è meraviglioso, è molto affascinante, è un po' il cuore della commedia. Ma poi si ride, perché si ride, dicevo, Ronald Harwood fece il vestiarista, il The Dresser, fece di un grande attore inglese per 5 anni, quindi tutti questi trucchi, queste cose, tutte queste piccole fobie degli attori, che sono quelli degli attori inglesi come quelli degli attori italiani, di attori sotto qualsiasi latitudine, lui le conosceva benissimo, e in questo caso le ha descritte in modo straordinario. Non parlerò dei ragazzi, salvo presentarveli. Una è mia moglie, Roberta Lucca, che è la madre di quel frugoletto, perché sono padre a 67 anni, che non è male, di quella bambina che prima ha attraversato la scena che avete visto, e che interpreta il ruolo di Madge, Antonio Sarasso, che invece è Oxenby, il terribile Oxenby. Poi c'è Teo Guarini, Thornton, che è un attore che è venuto con la zeppola, anche lui, che è un braccio di meno, forse per questo non è andato in guerra, anche per la zeppola forse, e Dasha D'Avunto, che è invece Irene, la giovane serva, la giovane serva, non serva di scienza, no, la giovane attrice, sì, ma che anche si occupa un po' delle cose della compagnia, come spesso avviene. E al mio fianco c'è Lucia Poli, che è un pezzo di storia del teatro italiano, attrice meravigliosa con cui ho il piacere di collaborare da poco tempo, soltanto 22 anni. Ecco. E con Maurizio invece il primo spettacolo che facciamo insieme, come lui ha dichiarato con il suo solito aplomb al suo giornale, io l'ho letto, ci siamo trovati bene insieme, sì, è vero, ci siamo trovati molto bene. Trovati bene, è una compagnia felice. E la dedica a Arturi Ferro è sentita, e il successo che abbiamo al Carignano, che è questo un piccolo discorso a parte che posso fare essendo io coordinatore generale delle imprese del teatro italiano, essendo imprese private, essendo anche direttore del Teatro Quirino di Roma, che è un teatro privato, io vi posso dire che qua sediamo nella sede del più importante teatro nazionale italiano, il Teatro Stabile di Torino, poi diventato uno dei 7, adesso 8 teatri nazionali, è certamente il teatro nazionale più importante. Più importante perché meglio condotto, meglio guidato da Filippo Fozzatti, presieduto da Filippo Fozzatti, e che ha saputo sostituire un grande nome, prima come Ronconi e poi come Martone, con due registi, uno della generazione di mezzo, cioè Valerio Binasco, l'altro dell'ultima generazione, Filippo Dini, che adesso collaborano insieme, sono i registi principali dello Stabile, e hanno reso, continuano a tenere questo teatro ai vertici del teatro italiano. Io li attraverso tutti i teatri stabili, vi posso dire che dovete essere orgogliosi, perché questo è di gran lunga il miglior teatro nazionale italiano, il miglior teatro d'Italia, al di là della bellezza della sua sede, che è principale, quella del Carignano, poi anche il Coppetto è bellissimo, le Fonde di Limone sono estremamente interessanti, ma per programmazione, per qualità e per produzione, io a Quirino ne ho scritto due, e è senza dubbio alcuno il miglior teatro nazionale italiano. Lunga vita a tutti voi, lunga vita a questo splendido pubblico e lunga vita e felice vita al Teatro Nazionale di Torino. Fatto questo pistolotto che era dovuto, a cui credo profondamente perché è nel mio cuore questo teatro, e credetemi, io magari non ho
quando sono andato a parlare in altri teatri stabili, perché sono invitato spesso in altri teatri stabili, non ho mai detto le stesse cose che dico qua, perché il teatro stabile di Torino prometta. Passo la parola a The Dresser. Sotto le bombe, non lo deve fare, è un po' nella mentalità dei teatranti. Il teatro, lo spettacolo si fa sempre. Uno, se non va a fare lo spettacolo, è giustificato solo se muore, però deve avvisare prima, perché questa è la realtà. Il teatro si fa sempre, è obbligatorio, è difficile che si fermi la compagnia. E il grande attore, il suo servo, a un certo punto dicono: non abbiamo mai perso una recita, lo spettacolo si fa, non è mai successo di rinunciare a una recita, non si rinuncia, è obbligatorio andare lì, quindi sono due pazzi. Naturalmente il teatro è importante, ha una sua funzione culturale, sociale, sappiamo tutto, però voglio dire, mettiamo, siamo stati fermi un anno e mezzo per la pandemia e siamo sopravvissuti anche senza teatro, no? Quindi il teatro, per carità, ci vuole, noi lo facciamo, ci cambiamo anche, però è vera questa cosa. Diverso è il pane, diversi sono gli ospedali dal teatro. Il teatro ci vuole, ma ci sono cose più primarie, più importanti. Quindi la storia di due pazzi, uno dei quali, tra l'altro io, ha un rapporto di amore e odio, più di amore che di odio per il suo primo attore, ma questa è un'altra cosa. L'unica, diciamo, razionale che ragiona è proprio il personaggio che fa Lucia, cioè la Milena, la moglie, perché si rende conto che è una follia fare il teatro in quelle condizioni e fa una pezzo, un monologo molto bello in cui racconta lo squallore di una vita teatrale che al di là dello spettacolo, dei lustrini, del successo, degli applausi del pubblico, che ci sono, però è una vita durissima, durissima, cene notturne, gelate, treni, costumi vecchi che stanno di naftalina, stantini, ecco. Lei dice, e lo invita a rinunciare, ma lascia perdere, qualcosa da parte ce l'hai, non voglio anticipare il tuo monologo, però è direttamente lei è quella razionale che ha capito tutto. Gli altri due sono, lui e io, sono due pazzi che il teatro, dicono che il teatro si deve fare comunque, in ogni caso. Detto questo, è una, diciamo, una riflessione, un pensiero, un'analisi, raccontando storie private di una professione, di un mestiere che noi amiamo naturalmente, che però ha i suoi lati negativi e i suoi lati positivi. Basta, venite a vederlo perché non vi annoierete. A proposito di quello che diceva Maurizio, io ho parlato al telefono in una piccola puntata. Ho parlato al telefono, funziona o non funziona? Adesso sì, funziona. Ho parlato al telefono poco prima di entrare qui con un mio caro amico, forse conoscerete, bravissimo attore, si chiama Paolo Crespino, che sta interpretando uno spettacolo al Manzoni di Roma, si chiama Che sera sera. E lui mi ha detto che sono in tre, che uno dei tre attori, noi dovevamo andare a vedere sabato scorso, che eravamo fermi a Roma, e lui mi ha detto non abbiamo fatto purtroppo, perché l'attore, questo attore di cui non vi dico il nome, non ha recitato, ho detto io. E perché? E perché aveva 38,5 di febbre. E io ho detto, e chi se ne ha fotto? Uno, scusate, napoletano, uno 38,5 di febbre recita. Io ho recitato anche con 40 di febbre, ho recitato sempre. In questo probabilmente sono meno
sono più radicale di Maurizio, che dichiarava appunto la vita è più importante. Sì, ma la nostra vita è il teatro, quindi no, non aspiro a morire in scena, però comunque a continuare, sì. Beh, io cosa posso dire, visto che Maurizio ha già detto tutto del mio personaggio, posso parlare dei loro due personaggi, ecco. Allora, trovo che questo ruolo sia particolarmente adatto a Geppi, perché io ho recitato con lui in altre commedie, appunto, come vi diceva, abbiamo fatto diverse cose insieme, ma ecco, questa volta trovo che il ruolo di Sir Ronald gli si attacchi proprio più del consueto, perché è un ruolo dove può esagerare. Allora, siccome a Geppi piace esagerare in scena, e non tutti i personaggi lo consentono, quindi a volte si deve tenere, si deve trattenere, si deve un po' anche frustrare, perché non può spaziare dal comico al drammatico, dall'urlo al sussurro, dalla voce bassa alla voce alta, dall'imprecazione alla paura, al dolore, al pianto. Qui ci sono tutte queste gambe. Lui può veramente esagerare, perché il ruolo glielo consente, anzi, il ruolo lo invita a esagerare. Sir Ronald è un esagerato, è un prepotente, è un megalomane, è un attore egocentrico che vede grande attore, ma al tempo stesso un attore anche che trabocca, un attore che mangia gli altri. E tanto che il mio ruolo, la moglie, è molto frustrata, sottomessa, è come poi accadeva molto spesso alle donne dell'epoca, però lei particolarmente sofferente di questa situazione un po', diciamo, di schiavitù, insomma, ecco. E però lui è veramente il centro dell'attenzione, e quindi è un personaggio dove riesce molto bene, dove può esagerare, nessuno gli dice nulla, neanche il regista sta zitto quando lui inventava in più, magari metteva come si dice noi in teatro, una caccola in più, cioè un aggettivo oppure un'imprecazione in più, il regista stava zitto e anzi applaudiva, perché così deve essere il suo ruolo, e quindi un ruolo che gli si attaglia benissimo e lo fa divinamente. Maurizio, io lo conoscevo come attore comico, è sempre stato un attore comico, un attore anche cantante, un attore di rivista, un attore brillante, un attore di monologhi suoi, lui ha fatto dei monologhi storici dove naturalmente il pubblico rideva a crepapelle. Qua non è un ruolo totalmente comico, è un ruolo ironico, e però è un ruolo anche drammatico, quindi ha i due aspetti, e quindi lui ha la possibilità di far vedere un'altra faccia, no, della sua personalità, e questo gli consente di fare un passo avanti nella storia della sua esperienza teatrale, e devo dire che riesce a tenere il piede in entrambi questi sapori, quello ironico che gli è familiare e consueto, e anche quello drammatico che lui non forza mai, perché è un omino, lui è piccolo piccolo, è il servo di scena, quindi contro a questa personalità traboccante di Sir Ronald, lui ha una personalità molto dimessa, umile, e quindi non esagera nemmeno quando è ubriaco o perché gli piace bere, insomma, si alza il gomito, anche nella vita, il ruolo ti corrisponde pienamente. Ecco, gli piace bere e quindi si sbronza un po', e poi anche sofferente, perché ovviamente viene maltrattato da Sir Ronald, e poi alla fine
alla fine, se non al morgo. Ho detto che non dovevo dire il finale, beh, però tutti lo sanno. Tutti lo sanno. Non puoi dire anche il finale di Amsterdam, il film che sta girando. Sì, lo dirò tutto. No, però dico, quindi è un personaggio che soffre anche, e lui lo fa con molta sobrietà, perché è molto umile, piccolino, un personaggio triste, e lo fa bene, sta un po' ringobbito, e però al tempo stesso è molto British, cioè è molto elegante nella sua posizione, anche un po', come dire, dimessa e quasi curva nei confronti del padrone, ma è British, quindi è molto raffinato, è molto sottile, perché lui c'ha questo aspetto un po' anche nella sua comicità, nei suoi monologhi comici. Non è mai quello della gag volgare, della risata grassa, è quello della risata raffinata, insomma. Per questo che sono povero. Sì, si sa. Il paese dove regna la battuta pesante. Vabbè, ma noi facciamo un altro mestiere, no? Facciamo un mestiere un pochino più profondo della risata, non ci piace noi della risata. Se no si faceva un'altra. Quando ero giovane potevo fare, erano di moda le donne oggetto, avrei potuto fare benissimo, no? Dice, la donna oggetto, certo, dicevo, peccato, non lo so, che stupida, naturalmente scherzaggio, cioè, che stupida hanno fatto la donna oggetto, è chiaro che facevo più fortuna, ma non ci interessava, volevamo fare un'altra storia, non ci interessavano altri percorsi, se no non eravamo qua, no? Eravamo in altri luoghi, più birichini forse, non lo so, più divertenti, magari non lo so, però a noi ci piace così, ci divertiamo così. No, ecco, vi ho parlato dei loro due personaggi, gli altri, i ragazzi invece parleranno da sé, perché non voglio proprio descrivere tutti. Grazie. Della compagnia, vorrei soffermare l'attenzione su un dato di questo spettacolo, dove io credo risieda anche una buona parte della sua grazia. In questa particolare concezione di metateatro a cui assistiamo, perché non assistiamo a una recita, ma alla preparazione di una recita, che però è già di per sé una recita, anche il camerino, la contemplazione che insita nella preparazione fisica, nel trucco, qui si assiste ed è molto bello il momento del trucco che fa Gianni Gleiesis, si ha la possibilità di veramente entrare un pochino più a contatto con lo straordinario mondo che è la concentrazione di un attore, prima di entrare sulla scena. Allora io credo che in questo, con una lente di ingrandimento, vi sia una possibilità di esplorazione, di avvicinamento e di intimità. E da qui anche una delle note commoventi di questo lavoro, di questo spettacolo teatrale. Quindi un metateatro che funziona sì come, in un'ottica pirandelliana, come svuotamento del palcoscenico dal mondo e dalla storia che ne restano fuori, ma che riesce non solo a mostrare i meccanismi nudi del teatro come laboratorio, ma quelli che lo precedono, cioè la costruzione del personaggio, che è la parte più intima del lavoro di un attore, e vederlo fare da attori di questa esperienza è ancora più commovente. Quindi verrebbe anche da chiedere, con tutte le persone con cui lei e voi avete lavorato, chi è stato il suo sir nella sua vita? Chi è stato l'attore da cui ha appreso in questa maniera, a tratti anche disperante, voglio dire, faticosissima? Considerando la sua lunga carriera. È una bella domanda. Io sono allievo di Edoardo De Filippo, uno degli ultimi e prediletto, mi permetto di dire. Ma Edoardo odiava gli adulatori e quindi anche i servi di scena, non li ha mai voluto, né ha avuto uno. Del resto non era una tradizione italiana. Ma, per esempio, un attore che ha avuto bisogno del servo di scena
è un attore che io ho adorato, era Salvo Randone, più grande degli attori italiani, diciamo che negli ultimi anni era un po', consentitemi il termine, rincoglionito. Era malato, ma a volte non sapeva nemmeno dove si trovava, il problema era quello. Si racconta un episodio che per me, per esempio, ecco, io ho capito che cosa fosse lo straniamento teatrale, il professore capisce bene di cosa sto parlando, sono due metodi principali, il metodo epico che deriva dallo straniamento, cioè dal guardare il proprio personaggio all'esterno, l'attore operette guarda il proprio personaggio e lo interpreta senza immedesimarci. Invece c'è il punto di immedesimazione che è il naturalismo cosiddetto, ecco, che è tutt'altra cosa, proprio entrare nei gangli fisici e da cui poi la scuola dell'acto studio dei famosi attori americani che hanno studiato questo. Io capii cosa fosse lo straniamento da un attore che probabilmente non sapeva nemmeno cosa fosse o gliene fregava assolutamente nulla, come Salvo Randone, io gli ho visto fare Pensaci Giacomino, era già tardi, già avanti negli anni, al Politeama di Napoli, 50 anni fa circa, e lui recitava di spalle. Io avevo visto Sergio Tofano in televisione, Sergio Tofano, mi ricordo che faceva Pensaci Giacomino, Pensaci, con la sottigliezza che era classica del suo modo di fare di essere. Io vedo un pazzo di spalle che dice Pensaci Giacomino, Pensaci, a stento udibile, di spalle, un tuffo al cuore. Io là capii come si poteva comunicare facendo meno, questo a proposito del tra virgolette visciare fuori dal vaso di cui si parlava prima. Per cui lui aveva bisogno, per esempio, del servo di scena perché lo portavano in scena. E una volta al San Babila lui cominciò a Di Milano, cominciò a recitare, cominciò la sua commedia, era un Pirandello, quello. Cominciò la sua commedia, a un certo punto entrò, si sentì un bisbiglio, dalla quinta. Commentatore, ha cominciato con Enrico IV e Pensaci Giacomino, si paga e si ripartì. Ecco, questo è un episodio, e naturalmente era il suo servo di scena, cioè colui che in quel momento lo assisteva. Queste cose quindi esistono, sono esistite anche in Italia. No, io non sono mai stato servo di scena, sono stato il più giovane capocomico d'Italia, però il mio punto di riferimento, diciamo, il mio quadro zodiacale, anche da un punto di vista di esperienza capocomicale, è stato, sì, Eduardo. Grazie per queste chicche storiche, tra l'altro. A questo punto, poiché il capocomico chiede che i tempi comici siano tutti rispettati, che la battuta non giunga né troppo presto né troppo tardi, chiedo come vi siete trovati a lavorare per questo spettacolo e dal vostro punto di vista quale esperienza ne traete. Prego. Allora, io faccio questo Oxenby, che è un attore della compagnia, è un ruolo che mi diverte molto. Dobbiamo fare un applauso a questo giovane attore. Torinese che debutta al Carignano, nel tempio di questa città, per la prima volta nella sua vita. Sì, infatti questa è la cosa che commuove un po'. Dopo tutti questi anni, debuttare nella mia città al Carignano credo sia una delle cose più belle che forse mi potrà capitare. Comunque, faccio questo attore della compagnia Oxenby, un ruolo che mi diverte molto, forse perché credo sia molto lontano da me. È un antipatico, cattivo, ostioso perché è troppo, per cui ha dell'astio per questo suo difetto che ha. E poi anche vorrebbe essere lui, infatti a un certo punto lo dice,
potrebbe essere lui il papel comico, mentre invece è un attore della compagnia, magari pur bravo, però resta sempre un attore dei tanti. E poi ha questa cosa di essere odioso, antipatico, infatti hanno tutti un po' paura di rivolgersi a lui, però per questo motivo. Per cui mi diverte molto farlo, perché credo che sia molto diverso da come sono io, per cui provo divertimento a fare una cosa che è lontanissima da come sono io, Antonio Sarassi. Grazie. Buonasera, io interpreto Maggio, il direttore di scena, e per rispondere alla domanda di come ci siamo trovati noi, diciamo, più giovani a lavorare con questa triade di mostri sacri. Allora, noi abbiamo cominciato le prove in pieno Covid. Era ottobre 2020. E quindi ci siamo trovati, sempre per la concezione del metateatro, veramente un po' in una situazione di combattimento. Era ancora il periodo in cui non c'erano i vaccini, non c'erano neanche i tamponi, era abbastanza difficile riuscire ad averli, abbiamo recitato a volte con le mascherine durante le prove, non abbiamo potuto debuttare quell'anno, ma abbiamo dovuto poi aspettare l'anno successivo per finalmente debuttare. Però nonostante questo, la grande professionalità di Geppi Gleiese, di Maurizio Micheli e di Lucia Poli è stata per noi veramente una lezione di veramente come in realtà il nostro lavoro viene messo nei limiti, però prima di tutto, e quindi questo è stato molto formativo per me personalmente. E poi devo dire che sono tutti e tre attori molto generosi. Io con Lucia avevo già lavorato in Sorelle Materassi, che è stato anche qua nel 2017, mi pare. È stata un'esperienza molto bella, molto fortunata. Geppi, oltre ad essere appunto mio marito, è anche un attore che ti dà una grandissima sicurezza in scena, ti aiuta. Spesso magari gli attori più importanti tendono anche come un po' nella scena, che chi vedrà lo spettacolo, c'è una scena in cui Ser parla con un giovane attore e lo riduce, briciole proprio. Invece lui è un attore che aiuta, cioè, e che riesce anche a formare proprio una squadra che lavora con grande gioia, con grande armonia. Siamo una compagnia molto, molto serena, dove ci si aiuta. Anche Maurizio, noi abbiamo una scena finale insieme dove io mi sento sempre molto a mio agio e sento che c'è sempre un ottimo scambio, quindi devo dire che siamo stati molto fortunati. Grazie. E questo si percepisce nella dignità di questi personaggi, che potrebbero sembrare, diciamo, laterali rispetto al nucleo della scena, che invece voi riuscite ad arricchire di una nobiltà teatrale. Si trova molto in tutti voi quattro, e questo senz'altro credo che fornisca un enorme aiuto a ciò che accade al centro della scena quando voi dialogate con essa dai lati marginali, occupando tutto lo spazio scenico. E quindi porto il microfono per passare la parola. Grazie. Sì. Salve a tutti, anche per me è il debutto al Carignano, anche se non sono di Torino, sono di Roma, ed è un'emozione grandissima. Ovviamente ieri, quando sono venuto qui e ho visto il teatro prima dello spettacolo, sono rimasto incantato e senza parole per la bellezza del posto. Il mio personaggio si chiama Jeffrey Thornton, è un povero disgraziato fondamentalmente, perché è storpio, gli manca il braccio sinistro, ha questo terribile difetto di pronuncia che è la zeppola, e si trova casualmente a fare l'attore, a recitare in questa compagnia, perché gli attori, quelli validi, fondamentalmente sono a fronte, come dicevo Geppi prima,
e lui deve sostituire quest'altro elemento della compagnia che è stato arrestato, e quindi casualmente si doveva fare l'attore, non essendo minimamente in grado di poterlo fare, però c'è solo lui, quindi se lo prendono, se lo beccano. E incredibilmente scopre invece una passione e crede di poterlo fare realmente, quindi c'è questo cambio suo durante tutto quanto l'arco dello spettacolo, e si rende conto alla fine che quella potrebbe essere davvero la sua strada. Ingenuamente pensa di poter diventare un grande attore, un grande interprete, e va a recitare chiaramente accanto a Lucia, Geppio, Maurizio. È un onore, non si può definire altrimenti. Ho visto questo spettacolo prima che partisse poi per la tournée, 2 anni fa credo fosse, perché poi sono entrato in sostituzione successivamente. Ho visto la prova generale e alla fine sono andato da Geppi e ho detto: Geppi, qui ci vuole un taccuino per prendere appunti, perché talmente tanto c'è da imparare, senza sapere che poi l'avrei fatto, sarei stato in scena con lui e con loro anni dopo, e trovandomi appunto in scena, avendo l'opportunità di osservarli in scena tutte le sere, che è una grande scuola, quindi dalla quinta intorno lì a guardarli, a studiarli, e Geppi mi fa: adesso che sei qui con noi non ti basta più il taccuino, ti ci vuole una pergamena. E effettivamente sì, ci vuole la pergamena, stare accanto a loro, quindi sono felicissimo. Che dire, io interpreto l'attrice giovane, ce ne sono un po' anche qui stasera, sono contenta, e che è un po', forse i giovani in questo spettacolo, anche quelli che non erano stati scritti come giovani, sono un po' le anime salve, in qualche modo le definirei così, a proposito della nobiltà di cui si chiedeva, hanno proprio una nobiltà ancora del sentire, dell'idealizzare, e soprattutto il mio personaggio in qualche modo ha uno slaccio sognatore, e per tornare al metateatro, guardare 3 interpreti come Geppi, Lucia e Maurizio, nonostante io li guardi ogni sera, hanno per me, quando li vedo dietro le quinte, sono un incantamento, perché hanno una forza incredibile, al di là della bravura, del talento, ma quella roba lì, se resta negli anni, per così tanti anni, diventa qualcosa che è quasi sacrale, che crea incantamento. E quindi il mio personaggio, quando si approccia a loro anche nella scena, lì il teatro diventa proprio un ideale morale, lei è proprio incantata, è uno slancio. E poi ha sicuramente un passaggio sottile, ma che può essere, insomma, molto emozionante per chiunque lo vede, che è al di là del teatro, e che spesso quando si è giovani, ma anche quando si è meno giovani, si sogna così tanto, si rischia di incontrare qualcosa che è spiacevole o non del tutto pulito. E poi subentra qualcosa come la memoria, e quando uno riracconta le storie, e questo è anche un sottilissimo passaggio metateatrale del testo, quando uno si racconta le storie ha la capacità di raccontarle, in questo caso il mio personaggio in qualche modo aggiusta gli avvenimenti nella sua visione ideale, ma probabilmente un'altra persona non l'avrebbe letta così. E questo è uno spunto molto interessante di immedesimazione, secondo me. Dopo queste belle parole, per le quali molto vi ringrazio, io chiederei se il pubblico volesse porgere qualche domanda, possiamo ancora fare affidamento per qualche minuto prima di lasciare la compagnia alla preparazione dello spettacolo di questa sera. Sono microfoni a disposizione. Ci sono delle meta domande, no? Sono distanziati di voi. Signora.
Speriamo allora di vedervi a teatro per questo spettacolo da non perdere. Io volevo dire una cosa, che è una citazione personale, ma che riguarda me e Lucia. È una persona che a cui Torino deve molto, lo sa, di Torino devono molto. Il primo lavoro che abbiamo fatto insieme con Lucia è L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. A Torino lo facemmo in un Alfieri esaurito ed è uno spettacolo che ancora detiene determinati record mai superati. Per esempio, La Pergola, che è il più antico e illustre teatro italiano, assieme al Carignano naturalmente, ma La Pergola è nata nel 1657 e da allora agisce ogni anno, continuamente, ha dei posti che vengono definiti posti d'ascolto, dai quali uno non vede assolutamente, consentitemi, una mazza, proprio nulla, non vedi nulla, senti soltanto. Noi, con l'importanza di chiamarsi Ernesto, vendemmo i posti d'ascolto, la gente stava là, non ci vedeva, ma ci sentiva e pagava per sentirci. Questo spettacolo storico, la prima edizione, poi abbiamo fatto una seconda edizione con la mia regia, la prima edizione e con i protagonisti eravamo Lucia, io e Deborah Caprioglio, e il regista era uno dei più grandi registi italiani e l'inventore del Teatro Stabile di Torino insieme a Giorgio Guazzotti, era Mario Mistiroli, che io voglio qui ricordare, perché per noi è stata un'esperienza meravigliosa, era un torinese illustre, non so quanto se fosse di Torino, era di Bergamo, e io ho fatto tre spettacoli e per noi è stata un'esperienza straordinaria. Era un grande regista, lui aveva una grande delicatezza, è vero, era, perché era un grande attore anche, lui amava, quando faceva la regia, fare un po' tutti i personaggi, era divertentissimo, era divertente perché con questo fisico limitante, perché non è che con il suo fisico poteva fare tutti i personaggi maschili e femminili, ma li faceva perché aveva una fantasia e una grazia che ci si credeva, diventava qualsiasi personaggio, e veramente era molto molto raffinato e spiritoso. E questa regia la ricordo sempre, è stata di grande tenerezza. Una volta, durante le prove a Roma, venne mio figlio, che allora era ragazzino, a vedere le prove. E allora lui l'ho preso da parte e dopo gli disse: ma cosa ti ha detto? Preso da parte, parlarono per conto loro. Mio figlio aveva forse 18-20 anni allora, sì, una 20 anni, 18. E quindi si misero a parlare. Con loro si sono, e dopo disse: ma che cosa ti ha detto? Mi ha parlato, mi ha detto di non fare teatro. Mi ha detto: non fare teatro perché già lo fanno così bene tuo zio e la tua mamma, quindi in famiglia basta. Non ha fatto teatro, mio figlio, musicista. Missiroli veniva era uscito dal Teatro Stabile di Torino, non era più a Torino, quando noi abbiamo fatto lo spettacolo era già Ronconi, il direttore del Teatro Stabile di Torino, e veniva da anni in cui aveva lavorato un po' meno e si buttò in questa avventura, abbiamo fatto tre regie per me, insomma, posso dire scritturato da me, ma io l'ho scritturato, mi vergogno un po' a dirlo, Alida Valli, Arnoldo Foà, insomma, in cota dello spettacolo italiano di tutti i tempi, da quando ero ragazzo, Novella Maggio, eccetera, eccetera. Però lui si affacciò a questa avventura con non solo quella di portarsi a casa del resto, anche quella dell'albergo del libero scambio, poi Bob in ambasciata di Woody Allen, con una passione, una voglia estreme di continuare ad essere Missiroli e continuare a fare spettacolo. Deve essere un porto anche sulla coscienza il debutto di Mario Monicelli,
teatro, che non ha mai diretto in teatro, e lo fece con Arsenio De Pecchi Merletti, che l'anno scorso avete visto con la mia regia dedicata a lui, e poi con poi Liliana Cavani, che ho fatto debuttare nella regia teatrale con Filomena Marturano, che avete visto qua. Vabbè, insomma, siamo a Napoli, si dice stiamo scavando in due asciutte adesso, abbiate pazienza, però insomma questa è la nostra vita. E come dice, no? Come dice Sir Ronald a Madge, la direttrice di scena, una scena in un momento bellissimo dello spettacolo, parla di me, parla bene di me. Gli attori vivono solo nel ricordo degli altri. Parla bene di me, a te crederanno. Detto questo, una notizia fondamentale. Lo spettacolo stasera non si fa. Arrivederci. Noi potremmo passare la serata a starvi ad ascoltare. Mi ascolterete. Intanto ci godiamo lo spettacolo a Torino. Vi ringraziamo per questo bellissimo e ricco momento denso di condivisione e speriamo appunto di rivederci presto in future occasioni. Io l'altra volta sono venuto nel 70, di questo passo il primo spettacolo secondo della mia vita con Piccolo Teatro. Poi sono sempre andato al momento, voglio che più che altro, però speriamo di non tornarci fra 50 anni. Grazie anche al pubblico.